Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Arona e Gianina e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara la deliziosa torta Cigno Nero. Questa meraviglia veramente ha un effetto visivo pazzesco e noi vi assicuriamo che farà felici tutti gli amanti del cioccolato. È veramente semplicissima da preparare. Oggi andiamo a vedere insieme come la si prepara. Per questa deliziosa ricetta ci serviranno 220 g di farina 00, 6 tuorli, 6 albumi, 150 g di zucchero semolato, 150 g di burro morbido, 30 g di cacao amaro e 150 g di cioccolato fondente al 50% tagliato a scaglie. Per prima cosa prendiamo il nostro burro e lo mettiamo in una bowl bella capiente, assieme a metà del nostro zucchero. Poi, aiutandoci con le fruste elettriche, montiamo il tutto finché non diventerà una bella crema. Raggiunta questa consistenza, non ci rimane altro che aggiungere un tuorlo alla volta, continuare a mescolare per bene e aggiungere il secondo quando il primo si sarà già ben assorbito. Finite di aggiungere tutte le nostre uova, non ci rimane altro che mettere il composto un attimino da parte perché ci dobbiamo occupare degli albumi. Per essi prendiamo una bella ciotola. Ci mettiamo dentro appunto i nostri albumi e li iniziamo a montare a velocità abbastanza bassa aiutandoci con le nostre fruste elettriche. Quando diventeranno una bella spuma inizieremo ad aggiungere lo zucchero poco alla volta. A questo punto alziamo la velocità del nostro mixer e iniziamo ad aggiungere lo zucchero poco alla volta. Quando l'avremo finito da montare, non ci rimane altro che metterlo da parte. Finalmente siamo arrivati al momento dell'assemblaggio e per prima cosa prendiamo il nostro cioccolato che abbiamo già sciolto a bagnomaria e lo mettiamo nella boule con i tuorli d'uovo. A questo punto non ci rimane altro che mescolare per bene il tutto finché il cioccolato non si sarà ben amalgamato. Finito di fare anche questo passaggio, non ci rimane altro che prenderle le nostre polveri, setacciarle e metterle nella boule con il nostro composto di cioccolato e tuorli d'uovo. Fatto ciò, alterneremo il tutto anche a una cucchiaiata di albumi d'uovo e continueremo così finché non finiremo gli albumi e le nostre polveri. Finiti di amalgamare per bene tutti gli ingredienti, non ci rimane altro che metterli un attimino da parte perché ci dobbiamo occupare della nostra teglia con diametro di 20 cm che abbiamo già tappezzato con burro e carta da forno. A questo punto non ci rimane altro che trasferire tutto il nostro impasto dentro. Fatto ciò lo livelleremo per bene e cuociamo il tutto a forno normale, 180 gradi, per 40-45 minuti. Dopo aver livellato il tutto per bene, non ci rimane altro che cuocere il tutto e fare la prova a stecchino. Mentre la nostra torta sta cuocendo, vediamo insieme gli ingredienti per la farcitura, ossia 80 ml di panna fresca, 200 g di cioccolato fondente al 50% tagliato a scaglie, 50 g di zucchero semolato, 100 g di mirtilli freschi e 100 g di lamponi freschi. Per prima cosa mettiamo dentro un pentolino i lamponi, i mirtilli e lo zucchero che spargiamo dappertutto. Poi portiamo i nostri ingredienti sul fuoco e li lasciamo lì per 8-10 minuti. Ora schiacciamo la frutta e particolarmente i mirtilli, poi continuiamo a mescolare continuamente per i restanti minuti. E dopo 8 minuti e mezzo di cottura il nostro composto si presenta così. A questo punto non ci rimane altro che travasarlo. Lo trasferiamo tutto in un passino con sotto una ciotolina. Poi, aiutandoci con una palettina, spingiamo per bene in modo che otterremo composto liscio senza semi. E dopo aver finito di passare il nostro composto si presenta in questo modo. A questo punto non ci rimane altro che metterlo dentro un pentolino pulito assieme anche alla panna. E al cioccolato.
Fatto ciò, mescoliamo per bene il tutto e lo lasciamo andare a fiamma lenta finché il cioccolato non si sarà completamente fuso. Quando il nostro cioccolato sarà fuso, non ci rimane altro che trasferirlo in una ciotolina e lì lasciarlo raffreddare per bene. Passati 40 minuti di cottura della nostra torta, l'abbiamo messa su una griglia a raffreddarsi. Dopodiché l'abbiamo tagliata in tre parti. Abbiamo tagliato la calotta superiore e poi quello che restava l'abbiamo diviso in due. Adesso, sulla parte bassa, abbiamo creato una specie di goccia con la carta. E adesso andiamo a ritagliare molto lentamente, aiutandoci con il nostro coltellino nel contorno. Questa parte sarà il corpo del cigno. Ora possiamo prendere anche il pezzo di torta sottostante e ricreare l'effetto goccia anche su quello, seguendo il secondo pan di Spagna. Finalmente siamo arrivati al momento dell'assemblaggio della nostra torta e per prima cosa prendiamo la crema che avevamo già creato in precedenza con lamponi e mirtilli e ne andiamo a mettere un pochino sul nostro piatto da portata. Poi prendiamo uno dei nostri due pan di Spagna, cerchiamo di centrarlo il più possibile e lo ricopriamo con la nostra crema in modo molto abbondante. A questo punto non ci rimane altro che ricoprire il nostro primo pan di Spagna con il secondo e mettere il tutto a riposare in frigo per 10 minuti così com'è. Ora vediamo insieme gli ingredienti per la copertura della nostra torta, ossia 150 g di cioccolato fondente, 150 ml di panna fresca e una bustina di tè indiano alle spezie. Se non ce l'avete potete utilizzare tranquillamente una bustina di tè ai frutti rossi. Per prima cosa prendiamo un pentolino, ci mettiamo dentro la nostra panna e la bustina di tè. Fatto ciò, lasciamo tutto sul fuoco finché il tutto non sfiorerà il bollore. Quando avrà raggiunto il bollore, non ci rimane altro che mettere un piattino sopra il nostro pentolino e lasciare il tutto in infusione per mezz'ora. Dopo mezz'ora di infusione abbiamo scaldato un attimino la nostra panna, ora non ci rimane altro che togliere la nostra bustina di tè, aggiungiamo il cioccolato e mescoliamo tutto per bene finché quest'ultimo ingrediente non si sarà amalgamato alla perfezione. Finiti di amalgamare tutti i nostri ingredienti, non ci rimane altro che lasciare raffreddare il tutto a temperatura ambiente, fino al momento del bisogno. Passati 10 minuti in frigo, non ci rimane altro che prendere la nostra glassa al cioccolato che abbiamo creato assieme anche al nostro delizioso tè indiano e andiamo a ricoprire per bene tutta la nostra torta, aiutandoci con una spatolina. Finita di glassare per bene, non ci rimane altro che metterla in frigo fino al momento del bisogno. Mentre la nostra torta sta riposando in frigo, ci occupiamo della parte più divertente di tutta la torta, ossia creare le piume del nostro grandioso cigno. Per farle, aiutandoci con un cucchiaino, prendiamo un pochino di cioccolato e lo mettiamo sulla nostra teglia foderata con carta da forno e un pochino di burro. Poi, con la punta del nostro pennello, andiamo a fare delle striscette finché non raggiungeremo la grandezza stabilita. Continuiamo così finché non finiamo tutto il nostro cioccolato. Ecco qua, proprio come sta facendo la mia mamma. Finito lo spazio sulla nostra teglia, non ci rimane altro che prendere e mettere il tutto in freezer a raffreddarsi per mezz'ora. Nel frattempo facciamo un'altra teglia di piume. Ora vediamo insieme come creare testa e collo del nostro cigno. Mi raccomando, il tutto deve essere molto ben proporzionato. Il collo deve avere la stessa larghezza della testa e il becco non deve essere troppo grande rispetto alle altre proporzioni del corpo. Come potete vedere, adesso la mia cara mammina sta aiutandoci con la sac à poche, creando delle specie di zigzag aiutandoci con la sac à poche. In questo modo ricreiamo l'effetto piume. Continuiamo
Quando avremo finito di creare il tutto, non ci rimane altro che prendere una goccia di cioccolato bianco e metterla come un occhio. Poi prendiamo il tutto e lo mettiamo in freezer fino al momento del bisogno. Abbiamo preso del cioccolato bianco, ci abbiamo messo una punta di colorante rosso alimentare e adesso andiamo a dipingere il becco del nostro carissimo cigno. Ora lo mettiamo in freezer fino al momento del bisogno. Ora, cari ragazzi, è arrivato il momento di attaccare le nostre fantastiche piume e per aiutarci utilizziamo un pochino di cioccolato e le incolliamo molto delicatamente la nostra torta. Continuiamo così finché non finiamo tutto lo spazio possibile. Questi passaggi vanno fatti molto in fretta, altrimenti le piume si sciolgono. Noi abbiamo già attaccato il collo. Continuiamo a mettere le piume finché copriamo tutta la nostra superficie. Ma guardate che bello che è venuto il nostro cigno nero, ragazzi! Bene ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo anche che sia. E noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi e mi raccomando, attivate la campanella!